Sono morta una notte tiepida, all'inizio di aprile, il 6 precisamente del 2009. La mia voce vi raggiungerà un poco flebile, forse. Sono sospesa, come le larve che se ne stanno attaccate a un ramo aspettando di mettere fuori le ali sgualcite e spiccare il volo. Sento che il vento mi fa dondolare. Ma non ho paura. Le paure le ho lasciate dentro una stanza. La mia stanza di via 20 settembre 79. Proprio di fronte alla casa dello studente dell'Aquila. Del mio corpo fatto a pezzi non è rimasto che un anello. E una scarpa. Mio padre mi ha riconosciuto da quella scarpa. Il 30 marzo del 2009 mia figlia Giulia è all'Università dell'Aquila. Io sono a casa ad Arpino. Verso le 4 mi chiama preoccupata. Mamma, sai, ha fatto una scossa molto forte. Noi eravamo a lezione, l'abbiamo sentita tutti. Ma l'assistente non ci ha fatto uscire dall'aula senza il permesso del docente. Che faccio? Se ti dicono che non c'è pericolo, vuol dire che non c'è pericolo. Lo sapranno, no? Non sono mica incoscienti. La sentivo contenta, un poco inquieta, ma non troppo. Era per natura ottimista. Tante piccole scosse sono un fatto positivo. L'energia si scarica, un grosso terremoto è dunque da escludersi. Eravamo tutti preoccupati, invece. Sentivo Giulia che chiamava a casa. Qui le scosse si ripetono e sembrano sempre peggio. I professori ci rassicurano, le autorità cittadine pure, ma noi abbiamo paura, mamma. Tuo padre deve rientrare da Milano. Gli dico di passare a prenderti. Rientra a casa. La abbraccio. Sono così contenta di vederla che mi vengono le lacrime agli occhi. Sapevo che sarebbe stato l'ultimo abbraccio. Continuavo a stringerla, tanto che lei mi ha detto: mamma, ma non sono mica tornata dalla Cina. E parliamo del terremoto. Ma anche sui giornali non c'è panico, anzi, l'unico esperto che ha osato dubitare prevedendo una scossa catastrofica viene accusato di procurato allarme. Cara Margot, voglio raccontarti tutto di me. Tu non mi
conosci e nemmeno io te, ma faremo presto amicizia. Prima di parlarti di me, però, ti voglio presentare i miei compagni di classe. Sono le persone che vedo tutti i giorni e con cui passo ore e ore. Nella classe io sono la prima in ordine alfabetico. Dopo di me c'è Carrini Giovanna, amica di Angela. È una ragazza magra, altissima, coi capelli a caschetto che impazzisce per un ragazzo di Isola Liri, del quale non mi ricordo il nome. È stata fidanzata un paio di mesi fa con Alessio, abbastanza carina. Però si sono lasciati per quel ragazzo di Isola Liri. Poi c'è Morrone Annalisa, noi la sfuggiamo chiamandola Torrone. È di statura media, con i capelli lunghi, castani e mossi fino alle spalle. È innamorata di Marco, nostro compagno di classe, che tra l'altro piace anche a me. Cara Margot, ti chiedo scusa per il ritardo, ma in questa settimana sono stata sommersa dai compiti. Voglio continuare con la mia classe, in modo che tu possa capirci qualcosa. Quinta, in ordine alfabetico, Mutoli Gabriella, bionda, un pochetto grassottella, Ultimamente è diventata strana, si veste con maxi zeppe, pantaloni attillatissimi, maglie aderenti e trasparenti. L'anno prossimo andrà al liceo linguistico. Sesto, Palermo Carmine, il pazzo della classe. Lui va malissimo a scuola, malissimo. Risponde male ai prof, soprattutto alla Morlini. Adesso lui sta con Gianna, un'altra nostra compagna di classe. Forse frequenterà Lipsia. Pugile Romana, amica di Deborah e Annalisa. Credo che anche lei sia innamorata di Marco. Beh, Romana tiene un po' troppo al suo corpo e oggi si è rifatta pure le sopracciglia. Tortora Teresa abita vicino casa di mia nonna. La sfottiamo chiamandola Baffo per via dei baffetti che le sono spuntati. Lei l'anno prossimo andrà all'istituto per i servizi sociali. Scusa, cara Margot, tralascio un momento la mia classe per dirti che oggi mi sono messa vicino a Marco per fare il disegno d'artistica. È bellissimo, è anche buono. Penso che mi sto proprio innamorando. Quasi tutta quanta la classe sa che io ho avuto un ragazzo da Vezzano e sto per mettermi con un certo Danilo. E invece non è vero, sono bugie. Non sopportavo l'idea che le mie amiche avessero un fidanzato e io no. Ora scusa, cara Margot, devo chiudere, è tardi. Tua Giulia. Da ragazza era incerta negli amori, poi è diventata ponderata. Quando è morta aveva un ragazzo ormai da 6 anni. Progettavano di sposarsi. Mamma, credi che saremo felici assieme, come siete stati tu e papà? Aveva anche delle amiche molto care che venivano spesso a trovarla. Soprattutto Marta, di cui era più intima. Una settimana prima del terremoto sono andate insieme a Roma per la laurea di Priscilla. Lontano dall'Aquila, anche le scosse si sono allontanate un poco dalla sua mente. Mi ha chiamato al telefono, tutta entusiasta come al suo solito. Mamma, mamma, sai, ho trovato un vestito bellissimo, che dici, posso comprarlo? Se ti piace così tanto, prendilo. Grazie, mamma! Lo voleva mettere il giorno del matrimonio del fratello di Stefano, il suo ragazzo. Il vestito nuovo! Dai colori dei glicini e della lavanda, di un rosa quasi celeste, spumoso e impalpabile. Se fossi morta di malattia, me lo avrebbero messo addosso il giorno del funerale. Oh, le piaceva tanto, quel vestito fucsia. Avrebbero detto, ma così sarebbe morto con me. E invece a me piace pensarlo vivo, quel vestito, vivo e fresco.
scacci per casa. Ma non pensava solo a sé. Le piaceva che noi partecipassimo delle sue piccole gioie. Dai, dai, mamma, ho visto un bel vestito per te. Andiamo a comprarlo. Ti accompagno io. Quando era piccola la prendevo in giro, la chiamavo Giulia mi compri. Perché in qualsiasi posto fosse lei trovava sempre qualche cosa da comprare. Però si contentava di poco. Un portachiavi in forma di uccello, delle matitine colorate, un giornalino, qualcosa in legno, cose piccole. La rendevano così felice. Caro papà, sapessi come mi manchi fra queste dune di sabbia. Vedo che cammini pensoso e vorrei dirti, sono qui, guardami. Ma anche alzando gli occhi non mi vedresti. Sono trasparente come una libellula e non riesco a fare un rumore che raggiunga le tue orecchie. La sua voce. Sì. Chiudo gli occhi e mi sembra di sentirla ancora. Allieva per qualche ciao! Non solo per i suoi. Mi sono sempre cose da raccontare. Che cosa? Questo. L'avete vista la nuova serie di Violetta? No, sì, è vero. Non sia un caso che dalla tragedia di Giulia sia nata la scuola dell'infanzia di Onna.
frutto dello studio, della tenacia, della passione di questa giovane donna, dove tanti bambini potranno trascorrere momenti felici con la speranza che anche loro, come Giulia, potranno vivere una vita piena di significato. Ho incontrato Giulia al liceo e abbiamo deciso di prendere insieme un appartamento all'Aquila, in via 20 settembre 79, proprio di fronte alla casa dello studente dell'Aquila. Dividevamo tutto e non abbiamo mai litigato. Noi studiavamo assieme, cucinavamo una volta per uno, guardavamo la televisione sdraiate sul divano. Un anno siamo andate anche a Londra con la scuola. Giulia, il suo entusiasmo, che sembrava non avesse paura di niente. Andiamo a vedere la torre dove è stata prigioniera Maria Stuarda. Non sai l'inglese? Ma che ti importa? Ci spieghiamo a gesti. E giù, di corsa per quei gradini. Giulia era anche la sola fra di noi ad avere una piccola automobile che metteva sempre a disposizione delle amiche. Dove devi andare? Alla stazione? T'accompagno. Devi andare da tua madre, da tua nonna, a fare la spesa ai grandi magazzini? Ti ci porto io! E volava, guidando con una mano sola. Oramai eravamo talmente abituate che certe volte la chiamavamo dalla strada. Giù, oi, ci sei? È domenica, andiamo a sciare. Oppure era lei che ci chiamava da sotto. Oi, ragazzi, la macchina è pronta! Tutti al mare! E poi a Giulia piacevano molto i gatti. Ne avevano diversi in famiglia e gli davano sempre dei nomi storici, Cesare, Cleopatra, Cincinnato. Anche a me piacciono molto i gatti. Il fatto è che, girando sempre liberi, morivano tutti sotto le macchine. Così un giorno la madre disse: «Basta, da oggi non avremo più gatti!» E Giulia ci rimase malissimo. Poi, una sera, lei e Stefano videro un gatto in mezzo alla strada e gli fecero una carezza, lui montò in macchina e non voleva più scendere. Ettore lo chiamarono, rimase con loro fino alla fine. Giulia era anche un po' imbranata, ma faceva le cose con tanta ingenuità che le si perdonava tutto. Ad esempio, alle feste, era quella che rovesciava il bicchiere sul tappeto di Marca, che s'appoggiava alla torta ammaccandola, sporcandosi di panna e cioccolata. Era uno spasso. Ascoltare Giulia che descriveva i monumenti. Descriveva le alette di Mercurio come se le avesse provate pure lei. Descriveva Giunone come una dea grassa, un poco noiosa, che pensava solo ai dolci e alle granatine. Come fosse una persona, una sua amica. Non si poteva non volerle bene. Anche perché era come un libro aperto, incapace di dire bugie. Ma aiuti, Giulia? Ma certo, fai vedere! Lei lasciava quello che stava facendo per mettersi a lavorare per me. In quei giorni io e lei stavamo progettando una vacanza assieme. Volevamo andare a Siviglia, in Spagna. Giulia ci teneva a vedere i lavori dell'architetto Calatrava, il puente dell'Alamiglio, che somiglia tanto a una lira sdraiata.
malvagio e prepotente. Quel gobbo dall'odore di cenere l'ha sequestrata. Chiusa nelle viscere della montagna, le ha calato le palpebre con i suoi pollici di ferro. Cosa accada, io sono il tuo Dio e padrone, tu sei la mia Dea e padrone. Se sono la tua padrona, ti ordino di aprire la porta perché devo uscire. Devo tornare da mia madre. Pochi giorni prima del terremoto mi aveva chiamato dall'Aquila, tutta entusiasta come al suo solito. Mamma, mamma, per favore, ti informi sugli alberghi a Siviglia? Secondo me dobbiamo andare agli Ibis, che costano poco. Sì, dico, ma il passaporto ce l'hai? Lo teneva in tasca, già pronto per la partenza. E c'era una piccola fotografia a formato tessera. Sembri una bambina, dico, si è messa a ridere. Una bambina felice. Ho detto proprio così. Ero felice, ma non lo sapevo. La sera del 5 aprile erano le 9. Poco prima di salutarci mi disse: mamma, mamma, se troviamo i biglietti per Siviglia posso prenotare, altrimenti poi i prezzi aumentano. Le risposi di sì. Feci le solite raccomandazioni: stai attenta, andate piano. In quel momento il terremoto non era nei nostri pensieri. Se ci pensavo, mi venivano in mente quello del 1915. Mi venivano in mente i racconti di mia nonna Gaspara, che lo aveva vissuto da bambina. Poi mi chiese: posso lasciare il computer in macchina all'Aquila stanotte? Ho tante cose da portare su in casa e poi domattina ho lezione sul presto. Le risposi di sì, 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 però mettilo nel bagagliaio, altrimenti può succedere che qualcuno per prenderselo ti rompe il vetro. Se non avesse lasciato il computer in macchina all'Aquila, non lo avremmo recuperato. Dentro c'erano i suoi disegni, le sue lettere alle amiche. E c'era anche il suo bozzetto per l'asilo di Onna, che poi è stato realizzato secondo la sua volontà. Mamma, è un asilo, ascolta, in forma di libro, perché il bambino entra a scuola, ma non è una scuola. È un libro. Che te ne pare, mamma? Cara Margot, è da molto che non ti scrivo. Ti ho proprio trascurata. Ti chiedo scusa per il ritardo, ma il 14 ho gli esami. Un po' di paura ce l'ho. Mi sembra di non sapere niente, anche se ho studiato tanto. Nel frattempo, mi sembra di essermi innamorata di Marco. Ma intanto sono attratta da Sergio. È complicato l'amore. Ha due facce, come Giano, direbbe Alessia. Ha due corpi, due occhi, anzi quattro. Due bocche, due voci, che ti sussurrano con dolcezza nell'orecchio. Ma si possono amare due persone contemporaneamente? Una esuberanza adolescenziale, direbbe Vanessa, che prende in giro tutti. Oh, forse invece si tratta di una sapienza segreta del cuore. Tutto
Tutto è incerto, tutto è misterioso. Tutto significa altro. Non è così? Ti saluto in fretta e per consolarmi mi faccio una bella fetta di pane coperta di Nutella. Posso? Tua Giulia. Cara Margot, domenica scorsa ho rivisto Marco in piazza dopo la messa. Sembrava così diverso. Chissà se poi si è messo con Martina. No, secondo me non lo rivedrà più. Io se lo rivedrò non gli parlerò nemmeno. Se non possiamo metterci insieme adesso, vorrei mantenere una bella amicizia con lui per riprovarci in futuro. Ma sai che ha la pelle che sembra pan di Spagna? Mai visto un colore di pelle così bello, eh? Vien voglia di dargli un morso. Uno solo, piccolo piccolo, sul braccio. Che dici? Ci provo? Spaventava con la sua saggezza, come se fossi io la figlia e lei la madre. Condividevamo la passione per la lettura e spesso era lei a suggerirmi i libri da comprare e confrontavamo sempre i nostri giudizi. L'ultimo libro che stava leggendo era il secondo volume della trilogia di Millennium. Io stavo andando avanti col terzo. Ora nel mio scaffale sono rimasti il primo e il terzo, mentre il secondo si è perso sotto le macerie della sua casa dell'Aquila. Ancora ora, quando rientro a casa, salgo le scale, apro la porta e immagino che ci sia lei in casa a studiare e che mi dica: ma sei tu? Un'altra cosa che ricordo con tanta nostalgia è quando negli ultimi tempi, il sabato sera, io e mio marito uscivamo per una pizza con gli amici. Se capitava che si facesse tardi, verso le 23:30, sentivo squillare il cellulare. Ciao mamma, dove sei? Io vado a dormire, tardi, buonanotte, avete le chiavi per rientrare? Ah, domattina mi raccomando, svegliami alle 9, va bene mamma? Divertiti e dai un bacio a papà. I nostri amici ci scherzavano. Invece di essere i genitori a chiamare i figli per sapere dove si trovano, sono i figli che chiamano i genitori. Cara Margot, posso dire che a scuola vado discretamente. Matematica 7-4, latino 7-7, storia 7-8, geografia 6-7, italiano 8-7, tecnica 7-8. Me la cavo in quasi tutte le materie tranne matematica. Vedrò di recuperare. E infatti poi al liceo il professore di matematica durante i compiti in classe la isolava sempre per evitare che passasse il suo foglio da copiare. E poi mi diceva: uffa, il prof Carinci mi mette sempre con la faccia al muro. E per lo stesso motivo poi all'università, durante i compiti in classe, le annullarono un esame per aver fatto copiare un altro studente che tra l'altro lei neanche conosceva. E poi mi disse: quello l'esame l'ha superato. Mi avesse almeno detto grazie. Ma torniamo alle questioni d'amore. Sergio dice che mi ama, ma intanto esce con un'altra. Sono amici, dice, ma la tiene per mano. Cosa decidere? Corro, che sono in ritardo ginnastica. Ciao, Giulia. Thank you.
Chi sei io e Marta abbiamo organizzato una festa. E c'era anche Marco. Abbiamo ballato insieme. E poi, proprio mentre mi ci stavo per avvicinare di più, è finita la musica. Solita sfiga. E poi è stato abbastanza carino con me, però credo che non mi ci proverò mai seriamente, perché piace a Deborah e a molte altre mie amiche e avrei paura di rovinare l'amicizia sia con loro che con Marco. Ma devo salutarti adesso, che devo cominciare a studiare geografia, perché dopodomani quella bestia della supplente mi vuole interrogare. Ciao, Giulia. Giulia teneva un diario quando andava alle medie. Al liceo poi ha smesso. Ho trovato il quaderno dopo la sua morte. Per discrezione non l'ho mai aperto. Mi perdonerai, bambina, se lo faccio oggi. Anni studiava tanto, come se avesse paura di non fare in tempo a finire gli esami. Fra lezioni e laboratori faceva circa 40 ore la settimana. Anche io e mio marito provavamo a convincerla a non frequentare tutti i corsi. Lascia un esame da parte, lo frequenterai l'anno prossimo. Tanto se ti laurei un anno dopo non è un problema. Fai le cose con più tranquillità. Ma non c'è stato verso di convincerla. Si era messa a studiare con impeto, come se avesse fretta. Ricordo ancora l'ultima volta che mi ha salutata. Era così tenera, così tranquilla. Ciao, mamma. Aspettami. E dai un bacio a papà. Il resto è tutto un dopo in cui Giulia non c'è più, un dopo che inizia alle 3:32 del 6 aprile, quando sono stata svegliata dalla scossa. Il letto si muoveva tanto, le tapparelle erano mosse da un vento fortissimo e il rumore era insopportabile. Poco dopo mi chiama Marta, che abitava con lei. Angela, sai niente di Giulia? Ma tu non sei all'Aquila con lei? Sì. Ma quando ho aperto la porta di Giulia, il pavimento non c'era più. Ho subito detto a mio marito. Giulia se n'è andata. Avrei voluto gridare, ma avevo la bocca piena di sabbia. La sabbia dolce di un mare lontano. La sabbia umida di una casa che si disfa. Mi è andata tutta in gola, ma non ho sentito dolore, solo un momento di sorpresa. Che succede, Dio mio, che succede? Ma era già tutto concluso e le mie ossa si sono arrese al peso di una casa che non era la mia.
Una casa che noi studenti amavamo per le sue luci, i suoi ritmi asimmetrici, il suo odore di fritto e di libri. Io comunque uscirò da qui, perché l'aria mi aspetta e mi aspettano le rose dell'Aquila, mi aspettano le amiche e mia sorella Laura. Mi aspetta mia madre dagli occhi malinconici. Mi aspetta mio padre che tiene ancora stretta al petto la mia scarpa di quel giorno. Mamma, tu non sai com'è facile morire. Un soffio, un sussulto, un salto. E sei già di là, pronta a farti trasportare dai venti, come un seme di piume, leggere. Aspettami, mamma, e dai un bacio a papà.